E insomma, tu chi sei? Io sono un Capitan Uncino? Sbaglio? Direi proprio di sì. Chiedo ai bambini, sono lui? O sono Jack Sparrow? Perché oggi va di moda Jack Sparrow. Potrei spacciarmi per lui, no? No, sei proprio Capitan Uncino. E allora facciamo Capitan Uncino. Esatto. E io chi sono? Ma non lo sa nessuno chi sono io. No. Stai già in piedi oppure dormi? Giochiamo insieme, dai. Da quando non ti vedo più, mi sento giù. E dai, Capitan Uncino. Io non canto questa. Lui non canta. Diciamo che a me tocca solo una parte. Ma perché siamo qui oggi? Siamo qui per questa giornata promossa da Agbalt. Ma non lo spiegherò io certamente che cos'è Agbalt. Piuttosto vorrei chiamare qui sul palco con me Alessandro Biagioni, che in questi mesi si è prodigato per mettere in piedi questa giornata. Io un regalo per te. Buonasera. Eccoci qua. Quanta gente. Hai visto? Tutti qui per noi. Wow. Il nostro motto qual è? Fai come noi. Dai una mano anche tu. E io l'ho data, la mano, effettivamente. ho fatto abbastanza. Ma che burlone, ma che burlone. Dunque, io dico solo una cosa, aspetto qui sul palco Andrea Benigni, sindaco di Follonica, per incominciare questa splendida serata. Un bel applauso ad Andrea Benigni. E vuoi in me? Tutti ci accendiamo il microfono adesso. Allora, sì, do anch'io il benvenuto a tutti, grazie. Buonasera a tutti. A parte Anna e il Capitan Uncino, un saluto, un abbraccio a questo signore qui, ad Alessandro, a sua moglie, a tutte le persone volontari dell'Agbalt. Non sono parole di circostanza, non sono ringraziamenti retorici, parole che si dicono tanto per dire nelle occasioni. Conosco Ale, conosco la sua famiglia, ho conosciuto tante persone dell'Agbalt. So cosa hanno passato e so cosa hanno fatto, cosa stanno facendo. Ho avuto la fortuna di andare a Pisa insieme a loro e vedere questo impegno di questi anni, di questi mesi, di queste iniziative, che cosa porta, in che cosa si è trasformato concretamente. Perché quando si parla di solidarietà, la parola etimologicamente viene proprio da solido, cioè richiama qualcosa di concreto, di vero, no? Che c'è, che si vede. E l'impegno, la solidarietà di questi anni, di questi mesi, grazie a persone come Alessandro, sua moglie e le tante altre persone che sono qui oggi, ha fatto sì che si realizzasse qualcosa di straordinario, che è una casa di accoglienza per i familiari, per le persone che si trovano ad attraversare una fase della loro vita particolarmente difficile, complicata, piena di dolore, di sofferenza. Proprio ad accompagnare questa loro fase della vita, potendo essere accolti in una struttura fatta in quel modo lì, dove si vede proprio concretamente l'amore, l'intelligenza, la competenza, la passione, la cura, diventati da parole, come dire, così campate per aria, a realtà vera che si vede, che si tocca. Chi si trova ad attraversare un momento di difficoltà e di sofferenza come quello, penso che lo possa fare magari con maggiore voglia di speranza, se sa che in qualche modo ha un abbraccio corale di tante persone che sono insieme a lui, che sono insieme a loro, e non si trova da solo ad attraversare quel momento. L'abbraccio di tante persone oggi, come tante altre iniziative, esprime proprio questo, cioè la volontà di non lasciare solo nessuno, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà e di maggiore fragilità. È una targa ricordo dell'Adumo, perché così almeno che questa giornata rimanga ben impressa, e speriamo ce ne sia tantissime. Non ultimo ho visto il nostro amico Mauro Calamassi, che, con cui ho iniziato un discorso a suo tempo e mi ha coinvolto in questa iniziativa. E poi volevo dare all'Agbalt, ad Alessandro, il nostro cagliardetto dell'Adumo Toscana, perché comunque in quegli uffici ci possa essere un ricordo anche dell'Adumo. Grazie. Io vi ringrazio, buona serata. No. Avete 2 minuti, avevi detto. Anche senza mani. Anche senza mani. Anche senza mani.
Questa è per te. Lo devo aprire? Ah, allora, signorina, venga. La mia. E poi basta, eh? Poi si comincia. Io sono l'apricose. Non vi dico cosa. Qui si aprirebbe un mondo ora che non l'apriamo. Ah, bello. Lo facciamo vedere, sì, è bellissimo, lo metterò in sedia dietro la scrivania perché è una cosa importantissima. Ricordatevi che l'ultima cosa poi me ne vado, l'ultima cosa poi me ne vado, è fondamentale la rete, fare rete fra le associazioni, perché da soli non andiamo da nessuna parte, uniti si può veramente fare tante cose e questa è la dimostrazione. Grazie, buonasera. Ciao Fausto, grazie. Grazie. Eh sì. Sul palco. A questo punto.